Konnichiwa e benvenuti a tutti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer e questo è il mio canale. Sigla! Ebbene, il 2019 ce lo siamo praticamente tolto dalle scatole, l'anno 2020 è alle porte. Ebbene, che anno sarà per quanto riguarda i videogiochi giapponesi? È presto detto, per due ovvie ragioni. La prima ragione è che usciranno una valanga di videogiochi giapponesi veramente incredibili. E tra poco, tra qualche istante, saprete quali saranno i 10 migliori videogiochi giapponesi che usciranno nell'anno 2020. E la seconda ragione è che il 2020 sarà l'anno della quinta console Sony. Ebbene, uscirà a dicembre la PlayStation 5, che tutti quanti noi stiamo aspettando con trepidazione e con un grandissimo hype. E allora, cari ragazzi, cari fan, cari voi tutti, ebbene, allora, se siete curiosi come me di sapere quali saranno i videogiochi giapponesi per l'anno che verrà, quest'anno, il 2020, allora dovete per forza vedervi questa top 10 dei migliori videogiochi giapponesi in uscita nel 2020, fra JRPG, platform, videogiochi indie, veramente ce n'è per tutti quanti i gusti. Ebbene, ovviamente colgo anche l'occasione per farvi auguri di un buon anno. E allora, è venuto il momento, è giunto il momento di guardarvi questa top 10 dei migliori videogiochi giapponesi in uscita nel 2020. Al decimo posto, fra neo di coda, troviamo Street Fighter V Champion Edition, per il semplice fatto che sarà una riedizione. Questa includerà tutti i DLC già pubblicati per le precedenti versioni, ad eccezione dei costumi Fighting Chance, degli outfit realizzati in collaborazione con gli sponsor e dei contenuti dedicati al Capcom Pro Tour. In totale si parla di ben 40 personaggi, 200 costumi, oltre ad aver migliorato il bilanciamento e il supporto crossplay tra più piattaforme. Questo Street Fighter V Champion Edition includerà anche Guile, tratto da Street Fighter 3 Second Impact. Con questa mossa Capcom aggiorna dunque il suo picchiaduro di punta in attesa di uno Street Fighter 6 che appare ancora lontano, come confermato recentemente da Yoshinori Ono, producer e direttore del franchise. Al nono posto abbiamo un grido ritorno, ovvero quello di Streets of Rage 4. Streets of Rage 4 è nel suo piccolo un progetto molto ambizioso che prova a rilanciare uno dei franchise più importanti degli anni 90 e un genere, quello di picchiaduro a scorrimento, archiviato ormai da diverso tempo nella sua interpretazione più tradizionale, legata alla gang da strada e agli scenari urbani più malfamati. Annunciata a sorpresa lo scorso agosto, Streets of Rage 4 è il secondo brand classico Sega a passare nelle mani di Lizard Cube e Dotemu dopo il divertente Wonder Boy di Dragon's Trap. Streets of Rage 4 promette un'esperienza solida, visivamente affascinante, in cui certamente non mancheranno le sorprese per quanto concerne personaggi, mosse, scenari e boss. Il progetto si fa però carico di aspettative non indifferenti, vista la popolarità della serie originale, e bisognerà capire se il team di sviluppo saprà davvero esprimere al meglio la propria passione per il franchise creato da Sega, trasformandola in qualcosa di concreto che non deluda i fan della vecchia guardia. Missione impossibile? Lo scopriremo presto nel corso del 2020. In ottava posizione trova posto Granblue Fantasy Versus, un picchiaduro curato dall'eccellente team Arc System Works e incentrato sul far scontrare i personaggi più iconici della saga, lasciando che la cavalleria e la magia si uniscano in un turbinio di lame ed esplosioni elementali. Granblue Fantasy Versus non è un videogioco tecnico e di certo non si prefigge come il prossimo dominatore di picchiaduro competitivi. Piuttosto è un ottimo fighting game votato a declinare nuovamente la particolare esperienza fantasy del marchio proprietario di Sega Games. Un'operazione ascrivibile al puro fanservice, eppure abbastanza accessibile a livello di gioco da poter rappresentare un ponte tra la grande realtà di Granblue e il pubblico occidentale mai venuto a contatto con essa.
Le premesse qualitative sono ben più che un segnale dell'eccellenza di AccessWorks, il quale conferma ancora una volta quanto una linea autoriale ben precisa e marcata possa essere una scommessa vincente. Al settimo posto ecco Bayonetta. 10 anni dopo il debutto originale, Sega ci subisce ancora una volta con l'arrivo nel febbraio 2020 di Bayonetta finalmente su console PlayStation 4. La genesi della famosa serie denominata Bayonetta, un classico divenuto cult nel tempo, è un videogioco di azione-avventura. La storia racconta che la strega del clan Umbra si risveglia da un sonno durato 1000 anni senza alcun ricordo del suo misterioso passato. Immediatamente è pronta alla battaglia, dovrà sconfiggere innumerevoli nemici per mettere insieme i pezzi e arrivare alla verità. Ci sarà la possibilità di utilizzare l'intero arsenale di abilità di Bayonetta, tra cui la possibilità di cambiare forma e diventare diversi animali, la capacità di evocare demoni e la sua grande capacità di maneggiare proiettili. Questo videogame risulta essere una remaster di altissimo livello, ovviamente verrà proposto con grafica in 4K disponibile a 60 fps, un qualcosa di veramente incredibile ed imperdibile nel 2020. Al sesto posto troviamo Little Nightmares 2, sequel dell'avventura horror realizzata dal team svedese Tarsier Studios e pubblicata da Bandai Namco Entertainment nel 2017. La nuova storia seguirà il disegnatore di Mono, un ragazzo rimasto intrappolato in un mondo distorto dalla trasmissione di una lontana torre di segnalazione che in qualche modo rivestirà un ruolo centrale ai fini della storia. Ad accompagnarlo nel suo viaggio tornerà la piccola Six, protagonista del precedente episodio, di nuovo avvolta nel suo caratteristico impermeabile giallo che ne nasconde i lineamenti. Little Nightmares 2 lavora per espandere la formula del primo capitolo inserendo nuove meccaniche, un compagno di viaggio e si spera una maggiore longevità. Gli amanti del primo capitolo dovrebbero guardare a questo seguito con grande interesse. Al momento non si conosce ancora la data d'uscita di Little Nightmares 2, ma il periodo di release è fissato per il 2020 su PC e ovviamente console. Al quinto posto troviamo un altro grandissimo sequel, ovvero Nioh 2. L'impressione avuta su Nioh 2 grazie all'open beta è quella della squadra che vince non si cambia, visto che sono stati limati spigoli e le novità introdotte irrobustiscono un titolo che già originalmente era più che valido. Personalmente vale la regola che se un videogioco quando è ottimo non è necessario stravolgerlo o innovarlo troppo col seguito, e pare che Koei Tecmo abbia voluto seguire proprio questo percorso. Per quello che è stato possibile ammirare e videogiocare grazie alla recente open beta, sembrerebbe anzi ingiusto definire Nioh 2 come un non seguito per mancanza di pesanti innovazioni, così come reputo ingiusto definire un gioco in base ad una semplice versione beta. Non resta quindi che aspettare il mese di marzo 2020 quando Nioh 2 verrà rilasciato. È stato confermato che la versione europea conterrà il doppiaggio in lingua originale giapponese e quella inglese, mentre per quanto riguarda i testi non mancherà l'italiano. Bene così. Al quarto posto abbiamo Resident Evil 3. Il remake di Resident Evil 3 non è di certo una novità. Capcom sta man mano procedendo alla realizzazione in una nuova veste di questi apprezzati videogiochi sulla scia non solo dell'apprezzato Resident Evil 2, ma anche di alcune operazioni analoghe come quella applicata da Activision su Crash Bandicoot Insane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy. Per chi non lo sapesse, Resident Evil 3 si ambienta nella sua fase iniziale un giorno prima rispetto agli eventi del precedente capitolo Resident Evil 2. L'icona del titolo è Nemesis, l'arma biologica protagonista diventata non solo un simbolo della lunga serie di videogames, ma anche uno dei nemici principali del videogioco stesso, pronto a terrorizzare i videogiocatori in questa nuova versione. A complementare l'esaltante campagna single player troveremo Resident Evil Resistance, una componente multiplayer asimmetrico 4 contro 1, originalmente rilevato al Tokyo Game Show come titolo di sviluppo a sé stante, riguarderà la vera novità di questo survival horror. L'apparizione della copertina del gioco sul PSN lascia presupporre una fase finale di lavorazione al titolo da parte di Capcom, tant'è vero che già adesso si appresta a entrare nella sua fase Gold, con una data d'uscita prevista per aprile 2020.
In terza posizione, sul gradino più basso del podio, troviamo Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake incarna di fatto esattamente ciò che volevamo e che immaginavamo vogliate anche tutti voi, ovvero sia un'opera di rifacimento fedele all'originale che costruisce un Final Fantasy VII contemporaneo realizzato con gli strumenti odierni. Si parte dal sistema di combattimento totalmente ristrutturato che condensa azione e strategia in una formula ibrida che crediamo possa mettere d'accordo chiunque. Emerge da tutto ciò uno studio meticoloso e approfondito delle meccaniche originali, riscritte e rinnovate, senza però snaturarne l'essenza, le sensazioni, grazie all'evoluzione del game design odierno e alle sperimentazioni che Square Enix ha già fatto con titoli precedenti. Per scoprire infine come la famosa software house nipponica gestirà la distribuzione del suo gioco di ruolo, dovremo attendere verosimilmente i prossimi mesi e le prossime fiere di settore. Nel frattempo, vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà lanciato su PlayStation 4 il prossimo 3 marzo 2020 in contemporanea mondiale. In seconda posizione, medaglia d'argento di questa speciale top 10, troppo posto verso la 5 The Royal, lo strabiliante capolavoro di Atlus che tornerà su PlayStation 4 in versione riveduta e corretta. Preparatevi per una nuovissima esperienza di gioco di ruolo in Persona 5 Royal basata nell'universo del pluripremiata serie Persona. Persona 5 Royal sarà piena di nuovi personaggi, confident, trame profonde e nuovi luoghi da esplorare. Un nuovo semestre alla Shujin Academy vi attende, preparatevi quindi a rafforzare le vostre abilità nel metaverso e soprattutto nella vostra vita quotidiana. Persona 5 Royal presenterà uno stile visivo unico e il premiato compositore Shoji Meguro tornerà con una colonna sonora tutta nuova. Esplorate Tokyo, sbloccate nuove persone, personalizzate il Covo dei Ladri, scoprite un arco narrativo mai visto prima, cutscenes, finali alternativi e tanto altro. Persona 5 Royal sarà una nuova sfida anche per i lati fantasma più esperti per combattere con la grande novità della localizzazione italiana. In poche parole, un capolavoro assoluto che uscirà il prossimo 31 marzo 2020. Al primo posto assoluto, medaglia d'oro di questa speciale top 10 big games giapponesi del 2020, troviamo Rullo di tamburi Ghost of Tsushima. Ogni volta che vediamo qualcosa di Ghost of Tsushima ci convinciamo sempre più che sarà un titolo con molta concretezza lontano dalle atmosfere di altre opere pubblicate da Sucker Punch. Ghost of Tsushima sarà un videogioco forte di un mix d'azione e personaggi ben caratterizzati, uniti da un setting che si preannuncia come uno degli aspetti più stuzzicanti dell'intera esperienza. Non a caso al progetto stanno collaborando diversi esperti di tradizione e folklore giapponesi. L'obiettivo è di far immergere al meglio i videogiocatori nel contesto narrativo dell'avventura attraverso una trama avvincente, una caratterizzazione di personaggi credibile ed una riproduzione visiva e culturale del Giappone feudale come mai si è visto in altri titoli. Ovviamente, se ci riusciranno poi è tutto da vedere, ma le premesse sembrano davvero ben auguranti. In conclusione, quel che è certo è che l'estate prossima ci aspetterà una lunga avventura nel fascinoso Giappone feudale.